presidente Costa ha gestito le cose nella sua maniera. Io sono un nuovo presidente di un nuovo ente, tra l'altro, e ho intenzione di gestire in una maniera differente. Secca svolta al porto di Venezia. Il neopresidente dell'autorità portuale, qui ribattezzata dell'Alto Adriatico, sostanzialmente sconfessa la gestione di Paolo Costa, esprimendo forti dubbi sul progetto offshore e spedendo in soffitta la guerra fra porti fra Trieste e Venezia. Nonostante l'avvio della progettazione definitiva per il maxi progetto in laguna, firmato dal suo predecessore il mese scorso, Musolino condivide le perplessità in materia espresse dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. L'escamotage per non perdere completamente la possibilità di sviluppo del porto sarebbe quello di sfruttare il sistema di progettazione, per cui sono previsti degli step a moduli, realizzando quindi la parte a terra del progetto a Marghera a prescindere dalla piattaforma d'altura. Poi l'azzeramento dell'idea di una guerra fra porti tra Trieste e Venezia, evidenziando il vero competitor. Punto primo, Venezia e Trieste hanno mercati di riferimento in termini di territorio e prodotti o comunque come dire, materiali e traffici completamente differenti. Se volete, e se volete fare un ragionamento serio, l'unico vero grande competitor che noi abbiamo all'interno del mare Adriatico è Coper, che ci ha fatto, scusate il termine, un mazzo tanto. Questo è il tasso di crescita 2011-2016. Quello verde è Coper, quello arancio siamo noi e quello giallino è Trieste. Mentre noi negli ultimi 5 anni siamo cresciuti del 32-17%, Coper è cresciuta nel traffico contenitori del 43,35%, quindi se io devo andare a fare una competizione, vuol dire spinta, la devo fare con Coper.